Ben ritrovati a tutti amici di Radio MH, siamo ancora noi di Onde Corte a sfondarvi i timpani. E sono qui oggi con la mia batteria preferita, ovvero il mio Angelo Moro. Salve, buonasera. E col nostro beneamato e grandissimo presidente Ciao Giuseppe a tutti, Oliva. Grazie. Oh Giuseppe, è da un sacco di tempo che non ti vedevo qui in radio, cioè come vanno le cose, tutto bene? Ma guarda, il tempo è cambiato. Il tempo è cambiato, ci sono 30 gradi qui ragazzi da noi e si muore, ma oggi comunque abbiamo deciso, malgrado il caldo e il tempo schifoso, di farvi comunque fare questo viaggio che Radio MH vi fa fare ogni lunedì, ma questa volta diciamo non sappiamo se andremo in onda di lunedì, quindi comunque vediamo un po', abbiamo avuto un po' di problemi tecnici in questi giorni. Tutta colpa sempre della regia. Salutiamo anche Geranio alla nostra regia. Ciao Geranio. Ciao. Tanto sappiamo che ci sente, quindi. Comunque, al di là di questo, oggi vi portiamo a fare un bel viaggetto. Ma stavolta, a differenza delle scorse puntate, non andiamo tanto lontano. Andiamo come tempo, diciamo. Andiamo nel 1997. Però in compenso vi portiamo oltre oceano. E quindi siamo a Phoenix, nell'Arizona. Bella. USA. Non avrei saputo dirlo meglio, o no? Continui a fare quello di Liverpool, che ne c'entra un cavolo, vabbè, ma mi sono trasferito. Comunque, al di là di questo, 1997, 13 marzo, una notte tranquilla fino a un certo punto, perché su Phoenix accade qualcosa di veramente strano che adesso vi presentiamo. E nella fattispecie ce lo dice la nostra Bruna. Come Mora, diceva appunto speaker, il 13 marzo del 1997 nell'Arizona appare un fenomeno un po' alquanto bizzarro. Una serie di luci disposte in formazioni si muovono sotto gli occhi di quasi 10.000 testimoni. Ebbene sì, qui sì. Infatti stiamo parlando, penso che ormai chi conosce l'argomento avrà capito, stiamo parlando delle famosissime luci di Phoenix. Esatto. E praticamente sì, passa alla storia come uno degli avvistamenti più importanti dell'ufologia, sì, ma anche comunque della stranezza di per sé, forse sì, se non vogliamo chiamarlo ufologia. Forse è stato considerato il caso più importante dell'ufologia in America ad oggi. Sì, effettivamente anche come per questo... Sì. Sì, questo è giustificato, oltre dal fatto che, come hai detto tu giustamente, ci sono stati più oltre 10.000 testimoni, ma ci sono stati anche tantissimi video. Anche in Nevada. Sì, il fenomeno è stato osservato, a parte dai cittadini di Phoenix, perché ce l'avevano sulla testa, quindi era anche un po' difficile non vederlo, ma dai paesi limitrofi, quindi comunque... E ci sono diversi filmati che riprendono questa scena anche da diverse angolazioni. Anche molte foto, sì. Vi do una piccola curiosità, che poi il caso diciamo ufficialmente è stato trattato dalla stampa solo 3-4 giorni dopo, diciamo. Non è stata immediata la risposta della stampa alle segnalazioni. Stavano ancora guardando. Stavano ancora cercando. E tra l'altro, oltre a questo... Tre mesi dopo, sì, ci fu un nuovo avvistamento. No, tre mesi dopo io volevo dire appunto che su uno dei quotidiani più importanti, più venduti in America, USA Today, uscì appunto... La notizia, sì, ma combinazione, tre mesi dopo accade di nuovo questa cosa, soltanto che in quel caso avvenne in un momento particolare della giornata per cui non ci furono tantissime testimonianze, però casualmente anche questo. Si ripete tra l'altro anche il 6 febbraio del 2007, se non sbaglio, un ennesimo episodio di queste luci informazioni sulla città. Comunque, al di là di questo, come dicevamo prima, oltre ai 10.000 testimoni ci sono circa 800 e più, sì, segnalazioni alla polizia, quindi gente che vedeva le luci chiamava la polizia chiedendo aiuto, diciamo, che diavolo sta succedendo, dateci notizie. Sì. Alcuni hanno sbagliato, hanno fatto 112, vabbè. Così hanno risposto in Italia, sì. Tipo, ovviamente hanno detto no, via, comunque. Quindi diciamo, al di là di questi la cosa curiosa è il movimento di questo oggetto. Allora, voi immaginatevi comunque che è una sera bella buia, il cielo è pulito. Ma era, perché erano intorno alle 20, se non ricordo male. Dai filmati sembrerebbe molto... 20:15, sì, era già imbrunito, insomma. Sì, era molto scuro, diciamo. Verso la fine era quasi completamente buio. E a un certo punto si accende prima una luce, poi un'altra ancora. Sì, è per un totale diciamo di 7 luci. Sembrerebbero. Poi ritorneremo un attimo su questo dato, ovvero sul numero di luci, perché abbiamo anche un'altra testimonianza diversa, ma ne parleremo dopo.
Quindi abbiamo questi sette oggetti, apparentemente sette oggetti luminosi, che si accendono all'improvviso sul cielo di Phoenix. Di per sé all'inizio il fenomeno sembra un fenomeno statico, ovvero le luci sembrano essere ferme, mm-hmm. e hanno una formazione che assomiglia un po' a una V, diciamo, mettiamola così, come se fosse un grande boomerang in cielo. Sì. Ecco, le dimensioni sono particolarmente grandi di questo oggetto, non rientra in quelli che diciamo possiamo chiamare velivoli convenzionali. Sì, mantenevano sempre la stessa posizione geometrica senza emettere nessun minimo rumore, questa è la cosa. Sì, anche strana. La propulsione era particolare, sì. Perché non generava nessun tipo di rumore. Nessun rumore. E sì. In più all'inizio c'era un po' di confusione, quindi la gente pensava che fossero sei oggetti separati. Man mano però prendeva piede un'altra teoria, che fosse in realtà un unico oggetto con sette luci. Ed è qui che entra in campo poi la famiglia Johnson. Perché sì. La famiglia Johnson, voi non lo sapete, ve lo dico io, la ovviamente. La famiglia Johnson è la famiglia testimone chiave, perché sì. Appunto sì, il capostipite era stato capi, sì. Sì, era stato un pilota e conosceva benissimo il cielo e tutto quel che concerne, tutto quel che ne concerne. E tra l'altro questa famiglia abitava, diciamo, nella periferia, su una collinetta, sì, quasi subito fuori dalla città, diciamo dal nucleo principale della città. E casualmente anche la loro abitazione si trovava proprio sulla rotta di questo oggetto, che andava nord-ovest-sud-est. Questa era la rotta che ha iniziato a prendere lentamente l'oggetto. E quindi l'hanno visto particolarmente bene. Sì, all'inizio sembrava un aereo militare in formazione. Però, visto e considerando che appunto il signor Trick Johnson, il capostipite della famiglia, era stato comunque un pilota di aereo, conosceva bene il cielo e guardandolo, osservandolo meglio, giunse alla conclusione che un aereo in formazione non era. Sì, infatti non era un aereo in formazione, ma era secondo lui un unico oggetto, anche perché sembra che dalla posizione in cui era lui con la famiglia riuscisse anche a vedere la sagoma dell'oggetto, quindi a definire che effettivamente queste luci erano parte di un qualcosa di più grande e non delle sì, entità separate. Sembrerebbe un'unica struttura, sì, un unico oggetto volante. E oltre a questo, diciamo, la famiglia Johnson poi parla di aver letteralmente visto questo oggetto avvicinarsi ed allontanarsi dal loro punto d'osservazione, fino a un certo punto che poi sembra che questo oggetto volesse letteralmente atterrare all'interno del cortile di casa dei nostri Johnson. Ma così non è stato. Loro però comunicano innanzitutto di aver visto un quantitativo di luci diverse, sì, ovvero qua parliamo di 14 luci o 15, non ricordo bene. Mi sembra 14, non sbaglio, perché parlavano di due fila. Okay. E questo cozza con diciamo alcuni video che noi abbiamo visto su internet della vicenda, dove effettivamente si vedono sette luci. Però magari potrebbe essere che dalla loro prospettiva o il momento in cui è stato filmato, esatto, era diverso, mettiamola così. Oltre a questo, la definizione, diciamo, quindi della struttura in generale, è quanto pare ci sia stato anche un contatto telepatico tra sì, questa sì. famiglia e i presunti piloti di questa di questo presunto oggetto esatto. volante, mettiamola sì, così. Infatti il messaggio che secondo i Johnson lasciarono queste sfere luminose fu questo: non preoccupatevi, è solo una dimostrazione. Ok, ma perfetto, una frase tra l'altro importante, perché come dici tu, dimostrazione di che? Dimostrazione di forza, dimostrazione di capacità di silenzio? Non lo sappiamo. Far notare che un oggetto così grande, si parla addirittura di 1500 metri, se non ricordo male. Sì, da un punto all'altro, diciamo, da un ala all'altro. Largo così. Chilometri però. Ah, chilometri. Largo. Sì, beh, su una fonte c'è scritto il largo un chilometro così grande potesse poi forse stazionare. Dipende anche dalle prospettive, è possibile. Probabilmente sì, diciamo che comunque in quel momento, ecco, sulle dimensioni non possiamo essere molto precisi, in quanto in base all'angolazione poi non tutte le persone sono in grado magari di calcolare effettivamente una grandezza in quelle condizioni, ecco. Io per esempio non ci riesco. Ma poi quindi dipende anche magari dall'altezza dell'oggetto. Certo, sì, distanza, potrebbe magari essere un oggetto più piccolo ma molto vicino, come potrebbe esatto. essere un oggetto molto grande e molto in alto. Esatto. Secondo i Johnson era molto vicino, oltre che essere abbastanza grande. Diciamo che l'unica cosa su cui sono concordi Johnson e la maggior parte dei testimoni è che le grandezze totali non rientrano nei veicoli convenzionali che noi conosciamo, anche i più grossi. Se prendiamo certo. per esempio, non lo so, l'aereo quello russo, ora non ricordo bene il nome, ma c'è un aereo gigantesco russo che trasporta addirittura altri
altri aerei all'interno per farti capire quanto è grosso. Ecco, neanche a quello si avvicinava, quindi comunque la grandezza era un po' particolare, mettiamola così. Cosa particolare che, diciamo, all'alba di questo avvistamento, il governatore, che Symington, il governatore dell'Arizona, Symington III, esatto. Ce n'erano altri due prima, capito? Quindi una famiglia di governatori, che praticamente promette con solennità e con serietà di fare chiarezza su questo mistero, sì. E apre un'inchiesta. Lui lo fece più che altro per tranquillizzare l'opinione pubblica, per tranquillizzare i cittadini. Perché in realtà poi quello che succede 3-4 giorni dopo, diciamo, l'apertura ufficiale di questa inchiesta e la sua prima conferenza stampa dove dice: non vi preoccupate, ci penso io, risolveremo il mistero, compare lui di nuovo ai microfoni con un membro del suo staff travestito da alieno, che dice: ok, è stato lui a fare questa cosa. E quindi scatta ovviamente la risata generale di tutta la gente che era lì, oltre che dei vari politici presenti. E ancora una volta le sue promesse, anche testimoni oculari che si sono comunque arrabbiati per essere, certo, sì, sono stati presi in giro, era una presa in giro palese, insomma, sì, dire. Anche perché comunque va bene non buttarla subito sull'alieno, ma cerchiamo di dare una spiegazione a della povera gente che la sera si è presa un accidente, realtà, diciamo, mettiamola così. In realtà anche il CICAP italiano se ne occupò di questo caso, tirato in causa sul caso, e ovviamente se ne uscì fuori con una teoria molto, a mio avviso, semplicistica, nel senso che erano dei razzi militari per una sorta di test che si stava facendo in una montagna di fronte a Phoenix, perché c'era una base militare, se non ricordo male. Sì. Adesso torneremo proprio su questa teoria, perché poi la teoria, diciamo, non è solo quella dell'UFO, ma ce ne sono tante altre, meglio, veramente non ce ne sono tantissime. O lo è o non lo è, è vero. Però diciamo che fu data una spiegazione convenzionale, se vogliamo metterla in questa maniera, ma ve ne parleremo tra poco e vi diremo anche perché secondo noi questa spiegazione convenzionale cozza un po' con la realtà del video, mettiamola così. Sì, infatti per la spiegazione che daremo dà forse un minimo di chiarezza per quello che è possibile. Probabilmente sì, almeno ci auguriamo che sia così. E torniamo su Symington, perché lo stesso Symington, 10 anni dopo, nel 2007, mm-hmm. Quando ormai, se non ricordo non male, non era più governatore. Quindi non era più, diciamo, legato a un'etichetta, mettiamola così, a un ambiente particolare, si lascia andare in una nuova dichiarazione sul caso Phoenix, dove, cito testualmente, definisce, innanzitutto dice di essere stato testimone anche lui dell'evento, quando prima invece aveva schernito, diciamo, questa chi l'aveva visto, ecco. E definisce l'evento come enorme e inspiegabile. Questo accade il 9 novembre del 2007 e oltre a questo aggiunge: era un oggetto più grande di qualunque cosa vista e rimane un mistero. Ecco, siamo di fronte adesso a un membro, diciamo, del governo che si è rimangiato, che si è rimangiato tutto, sì. E ancora una volta non ci dà una spiegazione, come se anche lui, apparentemente dalle sue parole, poi non sappiamo se è così, ma come se anche lui non sapesse effettivamente di cosa si trattasse questa apparizione. Ma infatti sarebbe stato meglio dire, no? Non sappiamo nulla. A quel punto direi di sì, anche perché la sua dichiarazione arriva esattamente dopo quello che tu stavi dicendo, ovvero dopo le spiegazioni convenzionali che sono state date dall'aeronautica militare statunitenze. E prima di passare a questo, che noi salutiamo chi ci ascolta sempre, ovviamente salutiamo tutta l'aeronautica, prima di fare questo però ci tenevo a fare una piccola parentesi, perché se no, scusa, che ci stiamo a fare, certo. E salutare, visto che ci sei tu, presidente, insomma, è importante che sia anche il presidente a salutare una nostra nuova ascoltatrice che ci ascolta, certo. Pensate un po' tu, dalla lontana Toscana. Benissimo. Da Scandicci, per da la precisione Scandicci. Sì, salutiamo Elisa Innocenti. Ciao Elisa. Questo applauso è per te, Elisa. Grazie. Ciao. Per 400 persone. Grazie per averci ascoltato e grazie per aver messo il tuo follow sul nostro canale. Il link PayPal. Sì, ricordiamo che il nostro IBAN, accettiamo donazioni non inferiori a 2000 euro, ma a parte questo, e niente. Quindi, Elisa, noi ti salutiamo. Questa puntata è dedicata a te, così almeno non potete dire che noi non diamo importanza ai nostri ascoltatori. Esatto. Ecco, non diamo ascolto ai nostri ascoltatori. Chi mi piace, sempre piace. E comunque, torniamo un po' alle nostre luci di Phoenix. E, niente, quindi, 10 anni dopo, Symington ritratta tutto. E adesso addentriamoci un attimo in quello che è il mondo delle spiegazioni convenzionali, che sono... c'è una piccola parentesi, no, vai. Che appena detto questo fatto del governatore, che poi si è rimangiato le parole,
Cioè, guarda caso, ogni volta che succede qualcosa, su molti altri casi, dopo X anni che non fanno più parte di aeronautica, esercito, GIA o quello che sia, tutti quanti dicono il contrario di quello che avevano detto la prima volta. Sì, effettivamente questo è un po' una cosa che è un po' una costante. Ora, o tutti quanti soffrono di qualche problema, sì, raro, di qualche problema serio, tra l'altro, aggiungerei. Altrimenti forse ci deve un po' da pensare. Effettivamente sì, su questa cosa c'è davvero da pensare, perché finché si tratta di un caso isolato, vabbè, ok, ma anche per quanto riguarda, non so, ora cito uno che è quello, diciamo, tra i più famosi, Roswell, esatto. Siamo più o meno davanti a una cosa simile dal punto di vista dell'informazione o della disinformazione, se vogliamo. Certo. Prima viene data una versione, poi ne viene ritrattata e data un'altra, poi ritrattata di nuovo e data un'altra ancora. A questo punto io mi chiedo, ma io a chi devo dare ascolto? Capito che ti voglio dire? A Radio MH, ovviamente. Quello sempre, on the court. Noi almeno cerchiamo di raccontarvi la verità. E quindi, comunque, andando avanti sul nostro caso Phoenix, abbiamo detto quindi che del governatore e delle varie... delle varie teorie. Ecco, la spiegazione ufficiale che, sì, ci è stata data dall'aeronautica, che ci è stata data dall'aeronautica riguardava... riguarda appunto sono dei mezzi in dotazione, mezzi in diciamo che sono, allora, praticamente secondo l'aeronautica sono delle flare. Sì. Okay. Adesso esattamente, prima di... sono dei razzi, esatto, lanciati da aerei militari o terrestri oppure anche navali per ingannare i sensori ottici a guida infrarossa dei missili, quindi sono appunto dei razzi. Esatto, sì. Praticamente, per farla proprio in maniera semplice per chi non masticasse di queste cose, sono un po' come dei focherellini che vengono sparati in aria in modo che il missile segue quelli, no, e non l'oggetto che ha puntato. Riescono è un a po'... stazionare per un bel po'. Sì, riescono a stazionare un bel po'. Nella stessa categoria rientrano anche i razzi di segnalazione, che hanno una funzione diversa, ma il concetto è quello di rimanere in aria e possibilmente illuminare anche una zona o segnalare un qualcosa. Esatto. Ecco, l'aeronautica, nella fattispecie, dice che sono delle flare tipo LW2B/B. Ora, io non so questa sigla cosa significa, ma comunque ve la dico perché così potete cercare anche il modello. Se siete curiosi, li potete comprare, via. Lanciati, tra l'altro, dagli A10 Thunderbolt 2. Quindi l'aeronautica dà anche, diciamo, dice anche dettaglio. Che il dettaglio, sì, chi li ha lanciati. Ecco, in realtà, ma in realtà non c'è stato Phoenix, niente. I cittadini di Phoenix ricordano che in quel periodo non c'era qualche spedizione particolare. Sì, non c'era un'esercitazione, sì, non c'era qualche niente. Qualche esercitazione, sì, in particolare, sì. Tra l'altro, ora non ricordo il nome, però ci fu qualcuno che andò a bruciapelo proprio alla base, uh-huh, per chiederci, ma avete fatto un'esercitazione? Nine. E quelli hanno detto, no, veramente no, qui non è volato nessuno, in poche parole. E sai, quelle cose che succedono un po' quando uno non si organizza, no? Ecco, e quindi la prima risposta... Ma non avevamo detto che... Non... probabilmente saranno stati licenziati quei due poverini, li salutiamo che ci ascoltano anche loro sicuramente, e comunque... Oltre a questo, diciamo che quindi la teoria delle flare fa un po' acqua da tutte le parti. No, perché... io non so tecnicamente, forse tu che sei un po' più appassionato di militari puoi dirmi, puoi rispondere alla mia domanda, ma è possibile che possano stare mezz'ora in cielo? Allora, i tempi di stazionamento, si può arrivare a tempi elevati. Mm. Ora non ti so dire se realmente è una mezz'ora piuttosto che 25 minuti. Mm. Però effettivamente questi erano, nella fattispecie, tra l'altro, proprio delle flare a lunga durata. Okay. Quindi possibile che sia così. Il problema, secondo me, è il tipo di illuminazione che fanno, che non è lontanamente paragonabile a quella dei video. Tra l'altro, qualcuno ci non ha pensato bene questa l'altro. Cosa. Sì, poi non si muovono, oltre a quello, se non per cascare giù eventualmente. Ma tra l'altro, qualcuno ha pensato a questa cosa. Quindi, che ha fatto? Ha detto: vabbè, innanzitutto, aiutato dal fatto che in America che le armi le compri al supermercato, è andato a comprare dei razzi di segnalazione e delle flare anche. E ha fatto un piccolo esperimento, ha lanciato queste sette flare da una piattaforma su un lago, uh-huh, le ha lanciate in aria e poi una troupe riprendeva la scena dalla riva, oh, un po' come simulando quella che era, diciamo, la distanza tra un operatore di Phoenix, uno dei, diciamo, dei video, sì, più importanti, e l'oggetto di per sé.
Beh, ragazzi, del video è tutt'altro. Cioè, voglio dire, si vede benissimo che non siamo in presenza dello stesso fenomeno. Anche l'orario, tra l'altro, fu scelto lo stesso orario proprio per essere sicuri che il fenomeno di illuminazione fosse dovremmo lo stesso. Dovremmo provarlo pure noi, però. Sì, è perché da noi è più difficile trovare le flare, capito che ti voglio dire? Cioè, un'altra... Noi a buona volontà ce la mettiamo, ma da noi non si comprano al supermercato, ecco. Un'altra delle tante teorie era quella dei palloncini aerostatici, dei palloncini meteorologici. Sì, anche dei palloncini meteorologici lanciati sempre per una questione di test probabilmente, ma anche lì non c'è nessuna voce ufficiale. Anche perché come fanno questi palloncini a essere perfetti in formazione? Ecco, sì. Ecco, se siamo in presenza di una giornata dove non tira un alito di vento, allora forse. Però, forse, forse la soluzione. Sentiamo, sentiamo. Allora, se a Phoenix c'erano i palloni aerostatici per verificare tutto il discorso meteorologico, a Roswell pure, probabilmente gli alieni vogliono sapere se piove o meno. Forse non sì. Penso che a loro interessi questo. Però è una teoria interessante questa. Anche . Perché secondo me, poi potrei pure sbagliarmi. Prova. Da dove stanno da dove stanno loro lo sanno se piove o meno. Ma non lo so, guarda, io su questo ti dico la verità. Sì. Tu in teoria hai ragione, io ho una mezza teoria. Che dove ci dirai tra poco e dove... No, dopo la puntata. Ok, dopo la puntata. Però io ti dico una cosa, tutto sommato c'hai ragione, non è che ti dico che hai torto. Però se ci basiamo sui film di Hollywood, scopriamo che infatti gli alieni più che altro sono più imbecilli di quanto crediamo. Cioè, se tu vedi per esempio la guerra dei mondi, no? E tu vedi tutta quella programmazione, tripodi nascosti dall'età della pietra, arriva il giorno dell'invasione e non ti porti una maschera antigas e muori perché i batteri della... c'è un imbecille, voglio dire. Ci avresti dovuto pensare prima. Quindi comunque, potrebbe anche essere che analizzano il tempo. Sì, chiudiamo questa parentesi. Vabbè, scusa, scherzoso. Me ne dico un'altra. Sentiamo, film sia Independence Day che hanno scoperto con la latina, insomma, che basta mettere una Coca-Cola su un UFO e potevi ucciderlo. Non era proprio quello il senso, però vabbè. Oppure su sempre la guerra dei mondi, se non ricordo male, che c'erano gli uccelli che andavano a cagare sugli UFO. Allora sì, effettivamente lì hanno scoperto che non c'era lo scudo, sì, giusto. Ma quello sempre perché non si erano portati la maschera antigas, ecco, voglio dire. Persino noi quando andiamo all'estero usiamo l'enterogermina, perché potrebbe succedere che ti prendi qualche batterio che non conosci. Beh, la usiamo però anche quando non andiamo all'estero, che ci spostiamo sì, un attimo. Sì, ma prevalentemente dico quando vai fuori, sei in contatto con una flora batterica completamente diversa dalla tua, quindi... L'enterogermina è sempre quella un po' che ti porti per sicurezza, diciamo. Comunque enterogermina a parte, ecco. Ha richiamato la bruna. Ha ragione, ci ha richiamato. Ma è diventata cattiva, guarda, è una cosa assurda. Comunque. Ma poi si divaga troppo. Si divaga troppo, è vero. Comunque, torniamo sui palloni. Allora, sì, perché una di queste teorie è proprio questa dei palloni meteorologici, ma non si ferma solo a questo, perché finché tu dici è un pallone meteorologico, va bene, ok, è finita lì. Ma azzardano addirittura, dice no, un pallone meteorologico con mimetizzazione stellare. Ora vi spiego cos'è una mimetizzazione stellare. Ecco, è in uso da alcuni, effettivamente, da alcuni aerostati, possiamo definirli così, perché sono sempre dei palloni. E hanno questa membrana riflettente, diciamo, che proietta verso il basso quello che il velivolo ha, diciamo, alle spalle. Quindi, in teoria, se io guardo verso sopra, continuo a vedere le stelle che ci sono. Ma in realtà ho un oggetto che sta passando. Che però non vedo. Che però, in teoria, non vedo. È così. Se è studiata bene la cosa, non lo dovresti vedere. Ora, va bene che esiste la mimetizzazione stellare, va bene che su qualche palloncino ce l'hanno messa e non vogliamo sapere il perché. Però qui stiamo parlando di un velivolo di una certa grandezza. Se si parla di 1500 metri o chilometri, non si è capito bene. Insomma, deve essere bello grosso. Sì, ce ne voleva di vernice, diciamo. Sì, effettivamente qui adesso apriamo apriamo, diciamo, un bivio su questo argomento, dove praticamente la storia di per sé ci porta a credere due cose, secondo me. Mio modestissimo parere, da speaker, che o siamo in presenza di un oggetto volante non identificato proveniente da un pianeta diverso dal nostro, o siamo in presenza di un oggetto comunque terrestre, ma di un esperimento, un oggetto sperimentale, esatto, di cui non conosciamo niente. E quindi vederlo la prima volta, magari proprio un test per vedere l'effetto sulla popolazione quando lo vedi la prima volta. Possiamo fare l'esempio dello stealth. Esatto, sì, per esempio lo stealth. Lo stealth è nato
Dall'area 51. Sì, 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 è uscito fuori dall'area 51, sì. Fine anni 70, primi anni 80, ma l'abbiamo vista la prima volta nel 91 nella guerra del Golfo. Esatto, prima da allora non... L'abbiamo vista tutti quanti, pensavamo fosse un UFO magari. Sì, perché tra l'altro, notiamo un attimo la peculiarità, ragazzi, andatevi a cercare una fotografia di uno stealth, diciamo, su Google, ce n'è pieno. Vedrete che, malgrado sia comunque molto più piccolo rispetto all'oggetto di cui stiamo parlando, comunque una certa somiglianza c'è. Nel senso, anche lo stealth è un velivolo triangolare, mettiamola così. Visto da sotto fa abbastanza impressione, se non l'hai mai visto in vita tua. Guarda, ecco. Io quando sono stato al museo della NASA a San Diego, c'era... Attenzione, proprio... sappiamo che il nostro presidente è stato al museo della NASA, altro che scherzi qua, cioè, ragazzi. C'era all'ingresso uno stealth. Ah, così, proprio così, benvenuti. Sto per giù, c'è uno stand. Era messo tipo in dispiego all'ingresso su delle grosse strutture che lo, insomma, lo reggevano, sì. Tenevano in piedi. Ed effettivamente è spaventoso da vederlo da vicino, perché non tanto per la grandezza, che non è, pensavo fosse molto non è eccessiva, grande, diciamo, sì. Sì, sono bombardieri più grossi, effettivamente. Esatto, però la fusoliera era molto particolare, effettivamente dava l'impressione in volo probabilmente che per il suo effetto, insomma, effettivamente sì, radar spucco, effettivamente sfuggire. Soprattutto se lo vedi per la prima volta, cioè quando non ne sai neanche l'esistenza. Tra l'altro c'è anche, non ricordo se è lo stealth, questo mi puoi aiutare tu, che ha la propulsione che si può l'AVOC, diciamo, esatto. Sì, nel senso, io dico AVOC ma non è nel senso il motore AVOC, ovvero il decollo verticale, ecco, non mi ricordo. Allora guarda, ti dico la verità, lo stealth non ne sono sicuro che sia il decollo verticale, potrebbe anche essere che alcuni, perché poi ce ne sono, mi pare che sono due o tre modelli, se anche ricordo. Sicuramente sì, di sicuro. Per esempio il Tomcat, un aereo famosissimo, diciamo, cioè abbiamo visto tutto il film Top Gun, quello è anche a decollo verticale, ecco. Comunque, stealth, Tomcat e Top Gun a parte, diciamo che però vorrei guidarlo uno, giusto? Sì, anch'io, sarebbe molto divertente, ecco, sì, fa un certo effetto portarlo su. Comunque, oltre a questo, quindi, stabilito anche che, quindi, non può essere uno stealth, o se no è la mamma più grande, mettiamola così. Come avevo detto l'altra volta, è uno stealthone. Uno stealthone, esatto, sì. E quindi, ragazzi, le vie queste sono: siamo in presenza di un UFO o siamo in presenza di un qualcosa di nuovo che non conosciamo, che probabilmente da qui a 20 anni salterà fuori. Non è detto che con quello che sta succedendo, esatto, adesso in Nord Corea non salti fuori un nuovo tipo di bombardiere stealth. Già è uscito fuori la madre di tutte le bombe. Esatto, per esempio, tanto per dirne una. Salutiamo la Corea del Nord che ci saluta, e anche Trump, ovviamente, che ci saluta, che ci ascolta, volevo dire. Sono emozionato, che ho paura, ma è che il nome. Sì, sì, è proprio quello, siamo tra giganti proprio, comunque. Cioè, come si chiama quella del Nord? Ping Pong. Ping Pong, potrebbe essere Ping Pong. No, sai, non mi ricordo mai il nome, io sono una frana sui nomi, quindi ti dico la verità. Pyongyang, forse Pyongyang, sì, effettivamente sì, sarà questo. Ma era più bello Ping Pong, comunque andiamo avanti. Quindi, comunque, rianalizzando un pochino il fatto di per sé, abbiamo visto che al di là del fatto che ci sono state 7 o 14 luci, che siamo in presenza di uno o più oggetti, che, diciamo, le spiegazioni convenzionali non sono proprio in linea con quelle che sono i video, alla fine io mi sono fatto la mia idea e vi dico, ragazzi, secondo me siamo in presenza effettivamente di una visitina di un qualcuno che, diciamo, ci voleva un po' vedere com'era Phoenix, mettiamola così. Sì, gli piaceva probabilmente. Probabilmente sì, anche se io non ci trovo niente di bello nell'Arizona, però comunque un po' troppo caldo per i miei gusti, mettiamola così. Tu invece, Mora, che dici? Tu ti sei fatta la tua idea, secondo te, oggetto convenzionale, non convenzionale, UFO, terrestre? Oddio, non possiamo saperlo, però secondo me è un caso... Ah, come si dice? A cuore, ecco, come te la senti, capito? Non possiamo saperlo, però è un caso, secondo me è un caso di UFO. Sì. Anche secondo me, sì, infatti io credo che siano poche le persone che effettivamente, arrivate a questo punto, data la grande presenza di prove, di testimonianze, no, possa, diciamo, dire che... Mi chiedo sempre io è il fatto che è possibile che 10.000 persone non hanno visto dei palloni aerostatici. Anche sì, tra l'altro, questo è vero, sì. Anche perché dovrebbero essere comunque, vabbè, al di là dei palloni aerostatici, dovevano comunque essere tenuti... Sì, legati da qualcosa, da qualche struttura, sì. Perché comunque per rimanere costantemente sempre alla stessa distanza e muoversi all'unisono, è un pallone di sonda meteorologico, non lo può fare, questo è come si può. Beh sì, effettivamente, a meno che non è particolarmente tecnologico. Non ci sono dei droni particolari. Sì, che poi non ne vedo il motivo di farlo, per farlo volare in formazione, però effettivamente, mettiamola così...
Comunque, oltre a questo, io quello che vi volevo dire, apro un'altra piccola parentesi così, ragazzi, rimanete ad ascoltarci perché settimana prossima, anzi o meglio in questa settimana, giusto Presidente? Mercoledì uscirà un nostro nuovo speciale con a cura del nostro Presidente e di un nostro carissimo associato Cesare Calvano, che avrete, diciamo, il piacere di ascoltare per la prima volta sui nostri microfoni, perché non c'è mai stato, questo ve lo posso assicurare. E il titolo è Da Vinci's Shadow, quindi sarà un qualcosa di particolare con un ospite speciale che è il dottor Montera, esatto. Che insieme a loro vi farà fare un piccolo viaggio sull'ombra di Da Vinci, mettiamola se, così. Qui ti entro in tempo. Oh mio Dio, aspetta, cartellino rosso, vai. Anche se mercoledì in realtà avremo ospite Luca Scandamburlo. Ah, è vero, sì. È un ospite speciale che ha fatto una puntata con noi qualche tempo fa e la manderemo in onda appunto questo mercoledì. Successivamente, prossimo evento appunto sarà con Gabriele Montera, dove, con questo nuovo palinsesto che si chiamerà Da Vinci's Shadow. Ecco qua perché ho chiamato il presidente, vedi, perché io sapevo che mi dimenticavo la programmazione. Capito? Se sei presidente c'è un motivo, ognuno è il suo, giusto? Quindi niente, allora sì, rimanete anche con noi per Scandamburlo, insomma, così. Sì, sì, infatti sarà molto interessante. C'è stata questa intervista con il nostro carissimo Ottavio Chiodo, che via Skype ha tenuto una serata per gli amici Abramo, diciamo, per gli amici Abramo, che salutiamo ovviamente. Salutiamo, ciao Ottavio. E ha fatto una bella oretta, una bella chiacchierata con Luca. Sì, dovevo esserci anch'io, ma ero malato quel giorno, quindi insomma aveva mangiato troppo, l'abbiamo abbandonato da solo Ottavio, ma ha fatto comunque un lavoro egregio, quindi lavoro, io non vedo l'ora di sapere, diciamo, la vostra opinione quando ascolterete questa intervista. Ecco qui, quindi tornando ancora una volta al nostro argomento madre, mettiamo così, alla luce di Phoenix. Quindi ancora oggi diciamo che questo è uno dei casi che viene citato in quasi tutti i convegni di ufologia, sì, nel mondo, proprio perché data la quantità di informazioni e di prove contro quelle che sono, ma anche l'attenzione mediatica che c'è stata su, sì, anche l'attenzione mediatica è stata particolare, diciamo, dopo un certo periodo, e oltre al fatto che per la prima volta, o meglio ufficialmente in una conferenza stampa qualcuno ritratta, esatto, ma ritratta pesantemente quello che è stato detto, viene citato quasi in tutti i convegni, almeno in tutti quelli che ho avuto modo di vedere c'è sempre, sì, sì, una piccola parentesi sul caso Phoenix. Caso Phoenix che tra l'altro potrebbe rientrare, volendo, in alcune tipologie di avvistamento che diciamo sono accadute anche prima o a volte anche dopo questo caso di Phoenix. Mi viene ad esempio una citazione così, se vogliamo dar per buono anche il caso delle Flotillas, che sono, diciamo, un po' una casistica particolare, però anche lì siamo in presenza di un avvistamento di massa, quindi non è più il singolo oggetto, ovvero il singolo disco volante o sigaro di turno che ti passa in aria, sì, ma è un grande numero di oggettini che a volte proiettano anche una luce propria, che si manifesta soprattutto in genere davanti a un pubblico bello grande, anche ecco, in pieno giorno, a volte anche in pieno giorno. In pieno giorno tra l'altro si può apprezzare particolarmente il colore di questi oggetti, sì, cioè quel metallo misto a grigio bianco, mettiamola così, sì, che è un po' particolare, da non confondere con i lanci di palloncini che vengono fatti agli eventi e che spesso vengono ripresi e spacciati per Flotillas, ecco. Vabbè. Quindi, ma lì siamo sempre in presenza di qualche Tortillas, infatti. Lì siamo sempre in presenza di qualche deficiente di turno che lega un'astronavina di legno a un filo da pesca e gli fa la ripresa, ecco. Il web è pieno di queste cose, ragazzi, però comunque noi ci piace indagare lo stesso e vedere se riusciamo a vedere il filo o meno, ecco, mettiamola così. Credo che ormai comunque tutti siano in grado di fare video facendo immagini del genere, perché ci sono i programmi adatti e basta davvero poco per farlo. Ma allo stesso tempo è abbastanza facile notare subito quando si tratta di un fake o comunque di qualcosa di artificioso. Beh, sì, effettivamente oggi è veramente difficile, diciamo, non rendersene conto. No. Magari un occhio inesperto in prima battuta dice: ah, ok, il video è interessante. Ma infatti, come vedi, molte volte sono virali questi video perché attirano subito l'attenzione di chi li vede sul web, li condivide, li sì, commenta, sì, dicendo, però poi
basta insomma un commento fake. Fake, sì, e chiudi lì, sì. In particolare sul caso Phoenix, mi pare che la nostra Mora aveva raccolto la testimonianza di una giornalista o di una dottoressa, sì, se non ricordo male. Sì, in realtà una dottoressa che si occupava di scrivere libri, soprattutto. È stata una delle prime, sì, a indagare, diciamo, in, sì, maniera free su questo caso. Ecco. Link Itei. Non era un'appassionata di UFO, ma per molti anni lasciò appunto la sua carriera di medico proprio per dedicarsi a questo caso. A, sì, questo caso, anche perché lei ne fu comunque testimone. Sì. E scrisse anche un libro, Le luci di Phoenix, la scoperta di uno scettico che non siamo soli. Ovviamente questa è la traduzione. Sì, ma tra l'altro è molto interessante questo titolo, ovvero la scoperta di uno scettico che non siamo soli. Ti fa capire come davanti a un evento del genere anche chi ha sempre detto che gli omini verdi non esistono effettivamente è in difficoltà, è veramente in difficoltà, a meno che non arriva il governo a dirti no, guarda, è un velivolo mio, non lo volevo fare sapere, ma è un velivolo mio, no, ma beh, fino a quel momento ti lascia un attimo. Ma io non mi veramente fiderei neanche se lo dice, cioè io lo vedere. Però sai, in quel caso uno potrebbe anche dire, ah ok, vabbè, allora non c'è bisogno che pensa all'omino verde, ecco. Però qui, sì, questa frase è praticamente è molto importante, secondo sai me. Cosa penso? Se vedo l'ultimo periodo in cui stiamo vivendo, e le varie notizie che stanno uscendo fuori, a cominciare dalla TRAPPIST-1, la scoperta di quei sette pianeti con questa stella, la scoperta del wormhole all'Università di Napoli, e quindi stanno uscendo fuori tante cosettine. Sì, che una volta erano impensabili. Che una volta, diciamo, erano praticamente la stessa. Gli si veniva dato lo stesso peso di quelli che dicevano, che sostengono che le luci di Phoenix siano degli oggetti alieni oppure un oggetto alieno. E venivano derisi, e adesso però non sembra più così, quindi cioè, comincio a pensare in realtà che piano piano arriverà il momento in cui, magari non sulle luci di Phoenix, ma arriverà il momento in cui diranno no, quella non era una pallina estate, ci sono ben altro, vi presentiamo, ecco, vi presentiamo, sì. John e Michael, li conosciamo, poi abbiamo dato un nome terrestre, sì, via. Sì, sì. Sì, tra l'altro è vero, cioè adesso effettivamente noi non viviamo più nell'epoca di Star Trek, nel senso, no, voglio dire, cito Star Trek nel senso di che sia tutto soltanto fantascienza, ovvero la possibilità di viaggiare nell'universo, che esista un mondo abitato oltre al nostro, e la nostra favola va a dire qualcosa, mi sa. Sì. Ah no, no, niente, niente, no, 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 tranquilla, è una cosa normale, succede. Non abbiamo dei piccoli problemi con le cose, con le cuffie. Con le cuffie, ogni tanto salta il segnale. E quindi praticamente dicevo, sì, questa teoria alla Star Trek, ormai penso che sia ufficiale che noi stiamo ufficialmente vivendo l'epoca Star Trek, nel senso, sì, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, sì, cioè, a qualcuno è cresciuto, sono cresciuto, sei un imbecille comunque. Vabbè, quando non c'è Marco ci pensi tu, salutiamo Doc tra l'altro che ci ascolta dal canale. Ciao Doc, ti vogliamo bene. Comunque, a parte questo, no, non è vero, non ti vogliamo bene. Ma comunque, a parte questo, sì, oltre alle orecchie a punta, noi effettivamente stiamo attraversando quella fase, penso, pre-colonizzazione o pre-viaggi nello spazio. Sì. E perché no, quella fase che è anche pre-altra vita, diciamo, qualcosa, altra vita presente. Io credo che, obiettivamente, siano anni che già si sa. O meglio, chi deve sapere sa. Mettiamola così. No, forse più che sa, ne è molto convinto. Però le nuove tecnologie ci possono consentire realmente di andare a scrutare meglio l'universo e quindi accorciare le distanze che al momento sembrano siderali e lo restano per quanto riguarda, sì, i per viaggi, il momento, però sì, forse riusciremo fra qualche anno a vedere meglio. E magari fra qualche anno, forse su uno di questi pianeti ci sarà qualche altro imbecille come me che parlerà ai microfoni e dirà le luci di, diciamo, luci. Phoenix anche lì, ma in realtà eravamo noi a essere andati a dare un'occhiata a questo posto. Sai, ecco, che avevo visto un, se non mi ricordo male, un fumetto oppure una vignetta, non ricordo, dove c'erano gli alieni con praticamente dietro avevano una scrivania e dietro un poster con I want to believe e uno shuttle. Sì, questo terrestre. È bellissimo. Cioè, fantastica questa cosa. Beh, sì, perché non cioè, io alla fine penso che potrebbe essere effettivamente. Sì, se avessimo una tecnologia e che inciampiamo in un paese, in un pianeta come il nostro, con questo livello attuale, ecco, probabilmente verremmo presi effettivamente per alieni come li intendiamo noi oggi, certo, ecco.
anche se lo siamo a tutti gli effetti a quel punto, perché non veniamo da lì, quindi un po' una cosa ovvia questa, mettiamola così. Comunque vedo la nostra Fra che è un po' interdetta, mi sa che no, volevo dire un appunto, ma vai spara. No, non sono convinta di dirlo. Ma perché? Dillo, cioè il bello della discussione è anche questo, no? Voglio dire, poi non ti preoccupare, non ti darò addosso, dirò ti hai detto una cazzata, una cazzata, è una cosa sì. Mia personale, una considerazione mia personale. Considera allora, ancora meglio, qui stiamo facendo tutti considerazioni personali, no, dai. No, come no, sì, dai, cioè, io ti ordino tassativamente in qualità di speaker di fare questa considerazione. Dai, chiudiamo questa parentesi, dai. Maremma, guarda, ecco, non ce la dirà dopo. Ce la dirà dopo, sì, ma ti rendi conto, non ho più nessuna autorità qua dentro, cioè, presidente, dai, mi devi dare una mano. Sono però. Cambiati i tempi. Sono cambiati i tempi, sì, porca miseria, me ne vado sul mio pianeta, me ne torno, guarda. Dunque, per fare sì, per fare un piccolo un sunto, diciamo, sì, della situazione. Quindi, 1997, il primo avvistamento, 3 mesi dopo un altro avvistamento, 2007 un altro avvistamento, il governatore apre un'inchiesta, prende in giro le persone, dopodiché 10 anni dopo ritratta tutto e dice no, effettivamente era un qualcosa. Prove molto discutibili dell'aviazione. Quindi sì, anche degli aeriatori che erano lì a Phoenix, al di là di questo, siamo ancora oggi in presenza di uno dei misteri più importanti, penso. No, uno dei casi più importanti sull'avvistamento ufologico. Sì, possiamo bollarlo tranquillamente così. È stato considerato forse il più importante ad oggi. Ma lo stesso Pinotti, quando è stato ospite nostro, nelle nostre chiacchierate così, che saltano un po' di palo in frasca, ha anche citato le luci di Phoenix. Quindi sì, comunque, sì. Anche a livello, nel nostro piccolo, da italiani, quindi da Centro Ufologico Nazionale, che poi piccolo non è. Però rispetto, diciamo, agli Stati Uniti d'America, diciamo così, un po' più conta numeri un po' più piccini, mettiamola così, ma a qualità no, siamo messi bene. Anche loro avevano studiato il caso e anche loro hanno fatto le loro conclusioni. Poi ovviamente non si può dare con certezza nessuna teoria, nel senso che si può andare a verificare sul campo ciò che è stato detto dall'aeronautica e cercare di capire se è possibile o meno. Penso che l'esempio di quelli che hanno fatto la prova con i flare e le riprese personali sia quello che andava fatto. Sì, effettivamente sì. Anche perché non possiamo dare sempre per buono le spiegazioni convenzionali che ci vengono fatte dalle varie aeronautiche di turno, mettiamolo così. Sempre loro che dicono qualcosa, capito? Quindi purtroppo si parla di oggetti volanti. E quindi giustamente necessariamente deve esserci. E non fa una grinza il discorso, devo dire la verità. A meno che non siamo in presenza di uso, allora lì effettivamente sai cosa sono di uso, sì. Certo che lo so. Mo mi fai una domanda così, sono i cosiddetti oggetti, diciamo, sottomarini non identificati più delle volte sottomarini perché partono dall'acqua, ma vanno anche loro in cielo, quindi poi diventano di competenza dell'aeronautica un po' dopo, sì. USFO. Sì. Prima sono della marina, poi appena escono ci pensa l'aeronautica e via. Esistono veramente gli USFO? Sì, lo so che esistono. Non mi prendete per deficiente, queste nozioni base, diciamo, di ufologia, le conosco. Tanti, ma l'ho scoperto. Beh, meglio tardi che mai, disse qualcuno una volta. L'ho scoperto nella conferenza del 14. Vedi? Veramente tardi l'hai scoperto. Sì, molto tardi, sì. Io allora aspetto le tue lettere di dimissioni stasera sulla mia scrivania. Nella conferenza del 14, ho detto. Terra opera aliena. Appunto, terra opera aliena, sì. Per questo dico, dato che, voglio dire, cioè, ma potevi scoprirlo prima pure l'uso. Tu, però. Sì. Uso, Uso. Avrei voluto vederla quando l'ho sentita per l'altro. Uso. E cosa sono? No, in realtà si usa, un po' dormivo, però. Sì, effettivamente quella conferenza non era facile da. No, non è vero. Vabbè, tenere l'attenzione dopo che era 9 ore. Dopo 9 ore, effettivamente, un po' la palpebra ti cala. Questo non sì, è vero, non ho mai dormito. Andremo a vedere il video, sì, vi faremo sapere sulla nostra pagina. Ma io non mi vedo perché la telecamera era molto... No, noi abbiamo l'altra. Abbiamo l'altra che è quella su ogni socio. Sì, vabbè, buonanotte. Sì, c'è proprio tipo il grande fratello, capito, che vi osservava. Sì, sì. Perché poi noi vi dobbiamo cazziare. No, la telecamera vicina, accanto a me, quasi accanto. Ce n'era un'altra proprio davanti a te, tranquilla, cioè non ti preoccupare, ti riprendeva H24. Va bene. Io direi che possiamo chiudere qui allora la nostra piccola puntata su questo caso, le luci di Phoenix. E quindi io ringrazio innanzitutto te, Giuseppe, per essere stato ai nostri microfoni. Grazie. Malgrado io non ti volessi, perché vabbè, ormai... come ho detto già, eoni or sono. Eoni.
ma non rompere gli eoni, insomma. Ma ci vuole, insomma, così. E quindi niente, presidente, grazie della tua, del tuo intervento. Thank you. Mia, il mio Angelo Moro, io ti ringrazio come sempre per essere venuto qui a essere grazie presa a in giro da me, mettiamola così. Salutiamo ancora una volta la nostra carissima amica Elisa. Salutiamo anche l'Angelo Biondo. Salutiamo anche l'Angelo Biondo, sì, che oggi non è con noi, che non sta tanto bene, poverina, quindi, ma si riprenderà presto sicuramente. Sì. E del resto, questo tempo di merda che sta facendo, è pure normale che la gente si ammali. E quindi niente, ragazzi, noi vi rimandiamo alla prossima puntata di Onde Corte con un nuovo argomento. Stabiliremo in questi giorni quale sarà. Va bene. E al di là di ciò, io vi auguro come sempre una buona serata e vi dico per la prima volta in vita mia, occhio al cielo. Mi sentivo poetico stasera. No, non è vero, come sempre vi lasciamo con il nostro Stay Tuned di gruppo, ok? Ragazzi, 1, 2, 3, Stay Tuned! Ciao ragazzi, buona serata!